proposito, eccolo qui, l'incavolatura di Sgrigna, che poi voglio dire è passato nell'arco di pochi minuti, ma che comunque c'è stata. E a tal proposito, però, andiamo a sentire che cosa ne dice Ventura. La risposta è carina, andiamo a sentirlo. Sarà un'interrogazione parlamentare, vedremo, parleremo un attimino con il capo del governo, vedremo se dovremo farla arrestare o meno. Credo che sia normale un giocatore che esce, che ha dato tutto, che avrebbe voluto fare gol e vincere la partita, esce, l'ho fatto uscire perché mi sembrava che incominciasse a pagare un po' la fatica, e quindi è chiaro che ho apprezzato, no, ho apprezzato la sua voglia, ma questo fa parte delle cose del calcio di cui parlavamo prima. Il nostro obiettivo, siamo una neopromossa, non possiamo altro che avere il mantenimento di categoria, cercando di lanciare molti di questi giovani, cercare di buttare delle basi importanti per il futuro di questa società. Questo è il nostro obiettivo e su questo stiamo lavorando. Poi è chiaro che i punti determinano tante cose, determinano i giudizi, determinano i commenti, determinano tante altre cose, ma questo fa parte di questo grande gioco. Allora, il nostro amico Roberto dice nei top metto Rodriguez, c'è già, e poi dice ieri come a Bergamo abbiamo segnato da calcio d'angolo, che strano. Devo dire che quest'anno sta accadendo però, non è la prima volta, è già accaduto a Bergamo, è già accaduto in altre circostanze, insomma, quindi probabilmente Questo è frutto gioco. di Del impegno e di lavoro, no? No, Giacomini. del lavoro che viene fatto. Certo. E il mio pagellone? Il tuo pagellone sta per arrivare, ma prima c'è Anna Maria che dice: nei top metto Bianchi e Glick, e Ci poi sono voglio già. sentire da Silvia, ma che cosa ci vede mai in Meggiorini? Ah! E beh, guarda, Meggiorini è uno di quei giocatori, ad esempio, a me è piaciuta molto la reazione di Sgrigna, cioè io caratterialmente sono fatta così, cioè chi si arrabbia per la sostituzione, chi si incavola per aver sbagliato, sono dal mio punto di vista reazioni di chi vuole far bene, di chi non ci sta ad aver sbagliato, in questo caso essere sostituito. E Meggiorini è una persona che ho avuto modo di conoscere, chiacchierare qualche volta e mi è sembrato intanto super innamorato e davvero sinceramente alla maglia del Toro. Beh, è una cosa che mi manda in brodo di giuggiole. Perché ha capito? Perché il Toro corrisponde evidentemente a quello che è lui dentro, combattivo. Poi Salenenbon è quello è un altro discorso. Però dentro ha questa grinta e questa voglia di impegnarsi sempre. Quando non segna, più di una volta mi ha detto: Silvia, io devo segnare. Magari qualcuno mi ha fatto anche i complimenti, ma io non ho segnato, è il mio incubo, io voglio segnare. Ed è un atteggiamento che a me piace, per cui ecco perché.